Ora andiamo all'ultimo intervento, ne avevo già accennato all'inizio, di Enrico Zampronio, che finalmente è in un settore ricco, no? Abbiamo sempre detto che qui non ci sono quattrini, non... la sanità è il posto dove Chiedi buon invece... Lazio. Come? Salvo Chiedi. Lazio, salvo che non li abbiano spesi prima, diciamo così, no? Allora, però, Fallita da 10 anni. adesso tu ci dici, però il tema è veramente generale. Noi dobbiamo mettere in formazione milioni di persone, oltre a tutto questo, ma ci sono milioni di professionisti, dato che conta la motivazione della formazione. In questo caso siamo che inizia da gennaio la formazione obbligatoria praticamente per tutti gli iscritti agli ordini, alle associazioni professionali, eccetera. Di conseguenza, l'ECM, perché è interessante, al di là che è importante come settore per la salute, per il welfare, eccetera, è importante perché ha l'esperienza lunga di educazione continua in medicina. Di conseguenza, ci può dire, eccetera. Però volevo dirvi che inizia anche questo uno spazio enorme per l'università, no? Teoricamente, per cui in realtà... diciamo, l'università anche negli anni scorsi non siamo mai riusciti a fare una formazione di master, di corsi di perfezionamento, se non con numeri minimi, perché la formazione continua non era compito istituzionale dell'università. Con la legge Fornero, chiamiamola così, la formazione continua è compito istituzionale. Di conseguenza, un professore potrebbe essere impegnato non solo in insegnare il corso di laurea, ma anche in un master. Questo è molto importante anche per quelli che vorrebbero l'università affrontasse. E allora chiudo la parola dicendo che fino a qualche anno fa anche quelli che facevano formazione, fondi interprofessionali, perché noi dobbiamo andare a cercare dove ci sono delle risorse. Le risorse, i fondi interprofessionali hanno moltissime risorse, spesso non spese. Non è che non ci siano i soldi per fare la formazione, ma quella è la formazione privata, non pubblica. Per esempio, nei primi anni dei fondi interprofessionali era vietata la formazione a distanza, perché anche lì, fenomeno corruttivo, avevano provato a fare la formazione a distanza, ma era una truffa totale, nel senso che facevano finta di farla e a questo punto questi si sono fermati quando si sono reso conto. Comunque, il tema come la truffa in Italia ferma l'innovazione è un tema interessante, questa storia della Sardegna, delle pillole del sapere che è stata raccontata stamattina. È veramente una cosa. Io conoscevo la storia di Pillole del Sapere. Se siete interessati, andate in internet per vedere cosa succede. Ma che beh, ci entrasse anche la Sardegna, non mi era sfuggito. Prego, scusate. Io non farò premesse perché non abbiamo tempo. Mi esiste tutto i due sistemi. Forse si compenetrano anche troppo per certi altri aspetti che aprono poi tutto un'altra parentesi. Sono i medici che si compenetrano, l'università meno. Va bene, hai ragione, effettivamente, hai ragione. Però, insomma, Ma comunque il contatto il contatto c'è anche ben presente. Noi senza learning difficilmente si riesce a affrontare una mole simile di formazione obbligatoria. Mediamente un operatore di sanità deve fare una cinquantina di crediti ECM all'anno, che sono tantissime ore di formazione. E materialmente è impossibile sottrarre tutte queste persone per tanto tempo dal loro lavoro in reparto. Per cui beh, abbiamo avuto una serie di esperienze, dal 96, grosso modo, abbiamo stabilizzato un sistema di insegnamento a distanza che ha attivato nel corso di questi anni una trentina di corsi di vario peso,
con una caratteristica che comunque era comune. Corsi di larghissima diffusione trasversale che impattassero su tante professionalità e che permettessero di migliorare le prestazioni sanitarie complessive. Quindi, a parte l'area della sicurezza, che è tutto un altro, sarebbe tutta un'altra parentesi, stiamo parlando soprattutto di, ad esempio, igiene ospedaliera, tra gestione del dolore, trattamento delle lesioni del decubito, patologie diffusissime, trasversali, in cui c'è tantissima... c'è tantissimo bisogno di applicare l'evidenza scientifica. E una delle cose che ha portato internet è, tra l'altro, in medicina, la diffusissima disponibilità di evidenza scientifica. Fino agli anni 90, molto nella medicina si faceva prevalentemente per tradizione, per quello che era stato studiato all'università, per quello che si leggeva sui libri. Dalla seconda metà degli anni 90 in poi, da quando cioè c'è disponibilità online di questi grandi database biomedici come Medline, Signal e tanti altri, l'impatto dell'evidenza scientifica sulla pratica clinica è diventato drammatico. Una persona che si laurea oggi, probabilmente tutte le linee guida che ha imparato a applicare all'università nel giro di pochi anni sono da rivedere. Ma sto parlando di come ci si lava le mani, non cose di fantascientifiche. E quindi sì, forse dal punto di vista metodologico questa non è la grande formazione sui gruppi di lavoro e sulle community, però copre un ruolo fondamentale ed è il motivo per cui poi viene finanziata, poco ma viene finanziata. Quattro numeri, perché i numeri servono sempre. Abbiamo, come vedete, circa quasi 10.000 utenti in formazione che hanno fatto più di 60.000 corsi. Romagna. Romagna vuol dire Forlì, Rimini, Ravenna e Cesena. E, vabbè, qui ci sono i numeri. Complessivamente comunque la fetta più grossa sono ovviamente gli infermieri, che chiaramente sono anche la fetta più grossa del personale, comunque ci sono anche parecchi medici, tecnici e personale non sanitario. È chiaramente una distribuzione molto per genere, ma in sanità lavorano tantissime donne. È una formazione che tutto sommato complessivamente piace, la fascia di quelli che rifiutano la FAD o che preferirebbero non fare le cose in FAD è abbastanza bassa, inferiore all'8%. E ci siamo tolti anche lo sfizio di profilare, di capire a chi piace di più e a chi piace di meno la FAD. Il nostro utente medio chiaramente è donna, è infermiere ed è una fascia d'età dai 30 ai 45 anni, ha una discreta dimestichezza con l'informatica e l'utente medio molto soddisfatto è sempre una donna, è sempre in quella fascia d'età, e qui secondo me rientrano tantissimo i problemi del conciliare il tempo del lavoro col tempo della formazione, dice di avere una buona dimestichezza con l'informatica. L'utente medio invece insoddisfatto è un uomo, è su con gli anni, qui si parla addirittura di più di 65, oppure paradossalmente è molto giovane, meno di 30. È una fascia minoritaria, però non è un caso, insomma, che l'utente medio poco soddisfatto non sia un sanitario, sia un uomo e appartenga a fasce d'età abbastanza estreme. Non capisco il giovane, però l'anziano ovviamente lo possiamo anche capire per questioni di pratiche. Al di là comunque di queste valutazioni, io sono qui fondamentalmente per lamentarmi, per aggiungere la mia lamentazione alle tante altre, e per spiegarvi le nostre lamentazioni vi ho portato questo schema abbastanza intricato che spiega come vengono attribuiti i crediti dentro il sistema ECM. E allora, la parte FAD, la parte learning, è questa parte sul colore rosa, e potete vedere che
tutto sommato all'apparenza i crediti che si danno non sono molto differenti, anzi potrebbero essere anche superiori rispetto alla residenziale. Però non si parla ad esempio del docente. Il docente FAD non viene assolutamente riconosciuto, né economicamente né in termini di crediti CM. E poi c'è una constatazione da fare. Ok, un credito e mezzo per ogni ora, ma un'ora di FAD, come voi tutti sapete, non è la stessa cosa di un'ora d'aula. C'è una bella differenza. In più, ci sono delle perle come questa. La valutazione. Un corso ICM da 10 crediti, fatto in aula e fatto in e-learning. Una formazione frontale tradizionale d'aula. Il criterio minimo per la valutazione, 4 domande. Così, risposta multipla. Il learning, 50 domande randomizzate da un pool almeno doppio. Non solo, ma è obbligatorio. Se anche il mio corso fosse un corso con cui i quiz non c'entrano nulla, ad esempio, voglio insegnare a qualcuno a distinguere i colori delle bombole, dei cappellotti delle varie bombole, dove qui magari l'esercizio ideale sarebbe fargli vedere delle bombole. Devo fargli comunque 100 domande. È obbligatorio. Comunque, 50 quesiti con 4 risposte, 3 non bastano, 4. Neanche il vero o falso, devono essere 4. Cioè, formazione sulla sequenza del lavoro, questo è pane quotidiano. In aula frontale non c'è bisogno di alcun forma di valutazione della competenza. Possiamo mettere a dormire in aula il nostro muratore, che probabilmente non conosce neanche l'italiano, e non c'è problema. Il medico, cui magari affidiamo la nostra vita, lui no, lui non ci fidiamo di fargli fare il test online. Dopo che ha fatto il corso online, deve venire in aula a sottoporsi all'esame. Questo tanto per... è su questa cosa, vabbè. Continuiamo, la docenza. La docenza frontale, c'è il riconoscimento di crediti ICM, il docente, il medico che insegna ai propri colleghi una nuova procedura, riceve crediti ICM, che sono tipicamente circa il doppio di quelli che riceve il discente. Anche un riconoscimento economico molto basso, sono 25 euro l'ora lordi, che per un professionista di quel livello non sono niente, però insomma c'è il principio che hai fatto qualcosa di benemerito, insomma, per la cultura aziendale. Nel caso delle learning, dove il docente si deve sottoporre a un percorso estenuante di predisposizione del materiale, viene tormentato dall'institutional designer, dal tutor, deve scrivere quelle centinaia di quiz che poi vengono sottoposte in piattaforma, nulla. Non è possibile dargli né una lira né un riconoscimento in termini di crediti ICM. Se vuole di crediti ICM deve fare il suo corso. Vabbè, potrei continuare con questa falsa riga. Immagino che il concetto sia chiaro per tutti. Io vorrei che, non so, qui trovare anche degli alleati in questo senso, per cercare di capire che le learning non è formazione in serie B, c'è formazione scadente e formazione meno scadente e buona formazione. Ma la formazione scadente può essere scadente in aula, come può essere scadente la formazione cattedratica, come può essere scadente la formazione learning. Cioè, se c'è un problema in Italia di qualità della formazione, è un problema trasversale, non è che e-learning sia la patente del delinquente, insomma, per ritornare agli esempi di poco fa. E io su questa cosa spererei di trovare in questa sede degli alleati. Per sicuramente il nostro presidente guiderà questa lotta. Ne sono convinto. E naturalmente se... Ma se avete ancora voglia di qualche domanda, faccio. Io sono ancora confermato che la corruzione è quello che... perché il tutto deriva dal fatto che, considerando gli italiani dei ladroni, capito? Cioè, funziona al contrario, no? Cioè, allora, io so che tu vuoi rubare, di conseguenza, per cui è anche... ci sono osservazioni, domande? Prego, vieni qua che ti al microfono, così vieni a registrare. Grazie. No, più che una domanda.
domanda è la condivisione di un'altra esperienza in linea con tanti ragionamenti che sono stati fatti. Formazione continua e professionale finanziata dal Fondo Sociale Europeo nella Regione Lazio. Se tu inserisci le ore in modalità e-learning e quindi le ore le svolgi su una piattaforma e-learning che ovviamente traccia, per avere rendicontato l'intero corso devi copiare a mano tutti i login e i logout dei singoli utenti sul registro cartaceo e far firmare il registro cartaceo. Puoi dire il tuo nome per favore? Salve, sono Emanuela Proietti dell'Università Roma 3, ma collaboro anche con una società di formazione che lavora con il Fondo Sociale Europeo e mi occupo delle attività e-learning. Grazie Emanuela. Messi, quando faremo i corsi per milioni di persone, per fortuna che nel Lazio, quanti sono abitanti del Lazio? 6 milioni. Massi, Lazio sono specializzati. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, ringrazio molto. I due che sono andati l'ho già ringraziati, Serreri, Turini e Zampogno, e spero che vi siate convinti che bisogna che la lotta per l'e-learning è buona e giusta, diciamo così, malgrado i nemici che abbondano e che abbiamo. Come? Grazie.